In cantiere sono quelli che hanno superato i 50 e i giovani chiamano boomer, che con una certa strafottenza dicono di aver sempre fatto così e che dunque a loro non capiterà nulla, e poi ci sono quelli che invece non conoscono le regole perché l'italiano né lo parlano né lo capiscono. Dovrebbero essere i principali destinatari di quella cultura della sicurezza sul lavoro che, ahinoi, ancora stenta a decollare. Nasce da questo dato di fatto l'iniziativa che dopo Brescia, Monza ed Erba oggi ha fatto tappa a Sondrio, iniziativa organizzata dalla Consulta regionale Ordini Ingegneri Lombardia, CROIL, con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio. L'Ordine di Sondrio è sempre stato molto attento e responsabile sulle tematiche della sicurezza. Questo convegno, che è stato organizzato dalla CROIL, tocca in maniera trasversale il tema della sicurezza, partendo dalla cultura all'educazione, e riteniamo che sia davvero una bella novità per la nostra realtà. La sicurezza non è mai da considerarsi un punto d'arrivo, ma una continua ricerca per ottenere i migliori risultati con delle condizioni ottimali di lavoro per tutti. Ma perché, a differenza di quanto è accaduto in questi anni nel settore dell'automotive, nei cantieri il tempo sembra essersi fermato a mezzo secolo fa? C'è una barriera culturale nel far entrare la tecnologia all'interno del cantiere, che è legata, un po' radicata nel mondo delle costruzioni. Alcuni soggetti che sono contrari sono anche le imprese, non ho paura a dirlo. Nei numerosi interventi che si sono susseguiti, in più occasioni si è ribadito che senza i lavoratori stranieri l'edilizia si fermerebbe. Soprattutto in questo periodo qua, in cui con le incentivazioni alla ristrutturazione c'è stato veramente un incremento dell'attività dell'edilizia, anche a Sondrio assistiamo e possiamo vedere a dei cantieri in cui magari l'italiano non è la lingua più parlata. Quindi questo problema è un problema che va comunque affrontato e risolto. Indispensabile dunque far passare questo messaggio. La sicurezza riguarda la collettività intera, dai datori di lavoro ai dipendenti delle imprese, dai coordinatori dei cantieri fino agli educatori a tutti i livelli, ovvero coloro che hanno il compito di sensibilizzare in primis le giovani generazioni, le più portate a far propria la cultura della sicurezza. In questo senso le giornate con i vigili del fuoco sono preziosissime. Tutti da piccoli vogliono fare i pompieri, e se a qualcuno fosse rimasta la voglia... L'invito è quello a tutti i ragazzi della provincia di Sondrio che hanno raggiunto la maggiore età di così presentarsi, accedere oppure valutare un'opportunità lavorativa, che è quella di entrare nel mondo dei vigili del fuoco. È stato pubblicato in concorso in questi giorni sul nostro sito internet, si può trovare su Vigilfuoco, e c'è una possibilità lavorativa per questi ragazzi.